insolito contesto meraviglioso qui al circuito internazionale di Napoli a Sarno, 1700 metri di pura passione, ed è vero perché in questo weekend di gare avremo diverse categorie nel paddock qui vicino, già assiepato, già ricco di protagonisti per il trofeo Ayrton Senna, un trofeo Ayrton Senna che ormai prende parte da diversi anni. Quest'anno una presenza, una partecipazione particolare da parte del monomarca della Yamaha, l'X30 Challenge, che chiaramente qui svolge la sua finale nazionale, la sua prima finale nazionale. Quindi andiamo verso il paddock, un paddock ricco di protagonisti, ricco di piloti, che ovviamente andremo a scoprire fra qualche istante lì dentro. X30 Challenge, chiaramente by Yam, finale nazionale. Con chi parlare di questo campionato, ma soprattutto di questo motore, se non con il direttore tecnico della Yam, la mamma di questo motore, ovviamente Andrea Bossaglia. Andrea, nel senso che la mamma non sono io, la mamma è la Yam. No, la mamma è la Yam, questo sicuramente, ma non l'avrei mai detto, perché ti vedo bene come mamma, come scalcia. Potrebbe essere un complimento. Raccontaci un po' questo motore, proprio io ne so un sacco di carte, lo sai, non mi dovresti spiegare nulla, esatto. Però un deficiente come me, racconta che i principi che stanno dietro alle scelte tecniche che hanno portato a questo motore, le caratteristiche fondamentali. Allora, l'X30 è, per riassumere un po', diciamo, più che altro la sensazione di chi lo guida, è il motore TAG più vicino ai 100 come tipo di output, come tipo di prestazioni, ed è effettivamente anche come architettura, è un motore a tre luci, è un motore senza valvola, è un motore che gira ancora abbastanza forte, non fortissimo, però abbastanza forte, 16.000 giri, con un limitatore, diciamo, di sicurezza, per cui un limitatore che quasi non si sente, diciamo, non ci si arriva con forza. Ha effettivamente una caratteristica di curva di potenza di uscita che è molto molto simile a quella di un 100, questo lo dicono proprio i piloti. Al fatto che sia un motore TAG, per cui un po' depotenziato per avere l'affidabilità, si è compensato con la cilindrata che da 100 è stata portata a 125. Il risultato è un risultato molto piacevole, molto fruibile, molto nostalgico, diciamo, okay. Molto vecchi tempi, diverso da altri prodotti che oggi circolano su questo tipo di categoria, che sono diversi tra la valvola, tra il tipo di caratteristiche, le marmitte che non sono più le marmitte del 100, sono marmitte più articolate, più simili al KF, hanno un'erogazione diversa, effettivamente diversa. Il carburatore rimane infatti un vecchio membrana, vecchio per modo di dire, però con vecchio che soffendono, ma esattamente, però un originale membrana, allora diciamo con le viti, la possibilità di regolare la carburazione, assolutamente, con la possibilità per il pilota di imparare a fare carburazione o di mantenersi in allenamento se è un pilota veterano, per cui bene per la preparazione alle categorie KF, se quella può essere l'escalation, per dire, perché ti insegna a fare carburazione, ti mantiene in allenamento a fare carburazione. Chi ha il carburatore a vaschetta ha magari altri benefici, non dico di no, ma non ha questo beneficio della capacità, della sensibilità dell'intervento. Più che per allenarsi, però, io lo vedo anche come un campionato per mantenersi in attività, per davvero continuare a fare il vero karting anche a costi ragionevoli, perché adesso non voglio portare sfiga a qualcuno che ce l'ha, ma il mio è eterno, quindi onestamente avete trovato un buon compromesso tra prestazione e affidabilità, come avete fatto? È effettivamente, tra virgolette, eterno, no? Le cose si devono usurare, non rompere, questo è così che dovrebbe essere. Noi abbiamo effettivamente cominciato, il progetto non è recente, è un progetto che ha già qualche anno e che per tanto tempo è stato anche nel cassetto della Yamaha, dopodiché è stato ritirato fuori perché i tempi sono diventati maturi, ha avuto dei problemi giovanili ai suoi tempi, fondamentalmente la questione degli ingranaggi, perché sono sempre una parte abbastanza critica, diciamo, no? E delicata, per cui quello che noi abbiamo fatto come sviluppo non è stato uno sviluppo prestazionale, giammai in un motore destinato alle monomarca, esatto, ma è stato uno sviluppo di affidabilità. Abbiamo cambiato materiale, abbiamo cambiato, anche ricalcolato gli ingranaggi, abbiamo utilizzato trattamenti diversi, abbiamo utilizzato un trattamento isotropico, abbiamo fatto strada da questo punto di vista, e anche dal punto di vista del motorino d'avviamento, che è sempre stato un po' un problema per tutti i motori equipaggiati con avviamento elettrico, perché le vibrazioni effettivamente mettono un po' in crisi. Da questo punto di vista anche abbiamo fatto molto sviluppo di piccole cose, anche difficili da ottenere perché il fornitore è giapponese del motorino d'avviamento, insomma non è tanto propenso a seguirci, non è ragionevolissimo, non è tanto ragionevole, esatto, però effettivamente abbiamo fatto sviluppo da questo punto di vista. Il motore, non dico per campanilismo, però effettivamente è un motore molto longevo, e un motore che è trattato decentemente bene è irrompibile.
ineccepibile, assolutamente. Questo per noi è il traguardo più importante in questo momento. Io anche decentemente male l'ho trattato e devo dire che ha retto. E differenze tra Leopard e X30? Leopard è un po' il precursore, forse? Leopard è stato il capostipite, effettivamente. Ci sono stati anche antenati del Leopard raffreddati ad aria, diciamo, però su un motore un po' più moderno il Leopard è stato capostipite. Al di là del fatto che è tutto diverso, perché anche la termica tra il Leopard e l'X30 non è la stessa, però la cosa fondamentale è la presenza del contralbero. Il motore Leopard è un motore, diciamo, di vecchia concezione, privo di contralbero. Su una cilindrata 125, su un motore come il Leopard che girava a 17 giri ancora, a 17.000 giri, l'assenza del contralbero lascia libere, diciamo, vibrazioni abbastanza forti, abbastanza sensibili. Qualche rottura di telaio, qualche altro problema derivato dalle vibrazioni, inevitabili su un motore di quella cilindrata e quel regime. L'X30 ha questa innovazione, ormai ce l'hanno anche tantissimi altri motori, per quei tempi non erano tanti ad averli, dall'avere il contralbero di bilanciamento di vibrazioni, che toglie tutta una sequenza di problemi. Però, siccome noi abbiamo voluto non inserire anche la pompa dell'acqua, per dire non inserire anche la valvola di scarico, eccetera, eccetera, rimane un motore che rimane un motore semplice, più affidabile, vibra di meno, più confortevole, non rompe i telai, non rompe anche altre parti del telaio, diciamo così, pur non portandosi dietro certe complicazioni che invece ci sono in altri motori e anche sui motori KF, che chiaramente sono più completi, più prestazionali, ma anche un po' più complicati, chiaramente. Certo. A livello invece, per chiudere, di gare vere e proprie, abbiamo due classifiche, se non sbaglio, quelli un filino più pesanti e quelli un filino più leggeri. Scelta dovuta a che cosa? Scelta dovuta alla consapevolezza che il nostro target di pubblico per un motore di questo genere può essere di due estrazioni, di due provenienze. Il ragazzo, il ragazzino che è nell'età giusta, per cui gli over 15 anni, che non si può permettere o non vuole destinare risorse per andare a fare categorie più dispendiose, oppure il pilota gentleman che o è una persona che lavora come tutti, che come svago sceglie di guidare un kart, o ex piloti ormai non più giovanissimi che possono rientrare in questo sport e fare delle ottime figure. Li abbiamo divisi in maniera che, siccome il peso è l'handicap e la penalizzazione più grande in un caso di questo genere, per evitare che tra di loro ci potessero essere giovani rampanti che bastonavano anziani, insomma sono piloti più di esperienza. Allora, ci sembrava assolutamente giusta la divisione in questi due capi. Faremo forse per l'anno prossimo anche una distinzione di età, perché al di là del leggero e pesante ci sono ancora oggi delle persone magari 45-50 anni molto asciutte di fisico che si sono tenute in allenamento, che andrebbero a finire nella light insieme ai ragazzini di 15 anni magari un po' penalizzati. Siccome noi lo scopo che abbiamo è di fare veramente karting popolare per tutti con questa categoria, magari affronteremo con il parere di tutti quanti la divisione anche in gentleman and senior, perché junior per adesso non si parla ancora di junior, non in Italia almeno. Io non ho corso, però se riuscite a fare anche una classifica per i pelati, a me non dispiacerebbe, in maniera tale da dare un premio al pelato della gara, e vedo che non ce ne sono molti, quindi... Non abbiamo ancora pensato a scapoli contro ammogliati, diciamo così, però pelati contro cappelloni si potrebbe anche fare. Ci vedremo in pista. Da che parte starei? E io? Marco Moretti, responsabile di comunicazione, ma io vorrei riscuotere qui, perché cioè, l'assegno, sia chiaro, ce l'ho io, ma lo sto dando a te perché vorrei il millozzo in ricambi, se è possibile. Si riesce? Ti è capitato più basso? Sì, l'ho rubato, tra l'altro adesso sono onesto, non vorrei scoppiare a piangere davanti a tutti, però l'ho rubato perché non me lo merito, ancora non è finita la finale, però oggi siamo qui alla finale dell'X30 Challenge Italia. Parlaci un po' di questo campionato che, vabbè, battute a parte, è un successo mondiale e che quasi in controtendenza ancora in Italia si sta affermando, è iniziato quest'anno forse a fermarsi. È iniziato quest'anno e quindi ha iniziato ad affermarsi quest'anno, giustamente. Il campionato X30 però in realtà è diffuso già un po' in tutta Europa e anche fuori Europa, quindi in Australia, in Giappone, in Malesia, in altri paesi. Abbiamo deciso di introdurlo in Italia anche quest'anno proprio perché ritenevamo fosse opportuno portare ai piloti un campionato che fosse veramente per kartisti, quindi tornare un po' alle origini del kart, offrirgli un prodotto che fosse accessibile e dare la possibilità a chi vuole correre di poterlo fare senza troppi problemi, senza troppe spese, con un motore affidabile, con delle soddisfazioni sicuramente importanti date da questo tipo di motore.
Ti occupi della comunicazione in ambito IAME, ci sono stati dei grandi sviluppi quest'anno con il rinnovo del sito sicuramente e poi per quanto riguarda la IAME in toto, ma anche l'anno prossimo probabilmente ci saranno degli altri sviluppi proprio dal punto di vista della comunicazione e poi anche dal punto di vista ovviamente organizzativo e regolamentare per l'X30 Challenge nello specifico. Sì, allora quest'anno siamo partiti come dire un po' in ritardo con questo campionato, abbiamo comunque avuto un bel successo, l'abbiamo supportato per quanto abbiamo potuto e sicuramente per l'anno prossimo faremo di più. Abbiamo in programma un sito che sarà un po' il contenitore di tutti i campionati X30, soprattutto quelli europei, soprattutto quelli legati all'Australia, che è molto importante. Questo sito darà modo a tutti i partecipanti ai campionati X30 sparsi per il mondo di avere un riferimento, di vedere che cosa succede negli altri paesi e trovare per quanto riguarda l'Italia quelle che sono calendari, gare, regolamenti, essere sempre costantemente informati e poi anche di avere informazioni legate a quelle che saranno le iniziative a livello europeo, quindi un campionato su tre gare che faremo l'anno prossimo sempre con i motori Yamaha X30 e su quella che è la finale, considerata la finale internazionale, che è il trofeo Bruno Grana, che faremo anche l'anno prossimo in Francia alla Vélanet. Quindi questo sito sarà un punto d'incontro per tutti i piloti X30 affezionati. Ingegnere, nell'intervista precedente giustamente mi hai bacchettato e mi hai detto non mi hai chiesto perché X30 Challenge. In effetti, come caspita è che non l'avete chiamato un'altra X40 magari? Anche X50, solo che fare i cuscinetti di banco da 50 diventava un po'... È il diametro dei cuscinetti di banco. Mi devo martellare? Sulla sale li abbiamo fatti da 50, li hanno fatti i costruttori della... Lì era un po' difficile, Allora, però in quel momento era una novità, perché normalmente i motori allora, quando è stato progettato l'X30, erano più piccoli con i cuscinetti di banco, 20-25, per cui il fatto di fare un banco da 30 era una novità, e così 30. La X? Perché X è l'incognita. Perché? Ah no, perché pensavo che il ciclo 8AV fosse diventato AX e vabbè. A posto così. Otto si rivolterebbe nella tomba sicuramente. Otto a VX, ciao. Okay. Buonasera signor Otto, arrivederci, ciao. In quanto X rappresenta un'incognita. Bene, bene. Così è.